anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via streaming sulla web TV della Camera, come convenuto in sede di ufficio di presidenza integrato ai rappresentanti di gruppi, anche al fine di consentire di seguire l'audizione ai colleghi non presenti in sede. L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri, portavoce, e Giulia Groppi, responsabile delle relazioni istituzionali, che sono presenti in videoconferenza e che ringrazio per la disponibilità manifestata a collaborare da subito con questa commissione. Ricordo che Amnesty International Italia è impegnata sin dalla morte di Giulio Regeni nella mobilitazione per la ricerca della verità e della giustizia e che continua ad animare un'intensa campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana e mondiale che spesso è costata ai suoi dirigenti attacchi personali. Avverto che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera e che quindi eventuali contributi per cui si rendesse necessaria la forma segreta potranno essere meglio resi in altra seduta, ovvero per iscritto. Invito quindi il dottor Nuri a prendere la parola. Grazie Presidente, buon pomeriggio a lei e alle componenti e ai componenti della Commissione. Grazie per questa opportunità che vorremmo cogliere per fornirvi delle informazioni di contesto sugli ormai quasi 7 anni di presidenza di Al-Sisi e sulla situazione dei diritti umani in questo periodo, soprattutto riferita agli anni 2015-2016 che più interessano naturalmente i lavori della Commissione. In secondo luogo vorremmo descrivere quella che abbiamo definito una estrema preoccupazione sicuritaria, le conseguenze che ha avuto anche nei confronti della società civile egiziana. In terzo luogo parlare della data del 25 gennaio, cosa significa dal 2011 in avanti, per poi procedere con altre considerazioni più specifiche sulla situazione dei diritti umani nel Paese. Amnesty International ha definito la situazione dei diritti umani in Egitto come quella di una sorta di emergenza resa permanente o una eccezione normalizzata, per dire che intorno allo stato d'emergenza che è stato rinnovato nel 2017 si sono costituite come satelliti una serie di norme e di leggi ordinarie, alcune delle quali adottate sin dall'inizio della presidenza Al-Sisi, cioè nel 2013, altre via via a seguire, che hanno fatto sì che appunto si formasse una sorta di costellazione di leggi ordinarie all'interno di questo sistema emergenziale che vede appunto nello stato d'emergenza del 17 il perno. Questo ci ha portato a dire di una sorta di emergenza permanente, ormai normalizzata, entrata e trasportata in pieno nei codici ordinari. Sono state adottate via via in questi anni leggi che hanno compromesso gli spazi di libertà, li hanno ristretti se non vietati, leggi che hanno messo il bavaglio alla stampa indipendente, leggi di impunità, leggi per il controllo dei sindacati, leggi di ogni altro genere che hanno limitato fortemente la libertà di espressione e di associazione, nonché il lavoro delle organizzazioni per i diritti umani e dei loro attivisti e delle loro attiviste. In questo quadro si colloca, e in parte ne è la causa, quella che abbiamo definito una sorta di ossessione sicuritaria che si è sviluppata su 2 livelli, uno fondato. È importante ricordare, Amnesty International lo fa in ogni occasione, che c'è un tema di sicurezza legato alla presenza di gruppi armati islamisti nella penisola del Sinai, soprattutto nel nord della penisola del Sinai, un territorio off limit per il monitoraggio, per la stampa indipendente, ma che vede un conflitto armato grave, profondo, costante, che ha causato migliaia di morti in questi ultimi anni e che ha portato in non pochi casi anche azioni di terrorismo nelle città dell'Egitto, nelle principali città, Cairo in particolare. L'altro filone però dell'ossessione sicuritaria ha visto
sin dai giorni della rivoluzione del 2011, ha visto concentrare le attenzioni, le preoccupazioni e le attività giudiziarie su tutto quel sistema di organizzazioni non governative, di ricercatori, di avvocati, di difensori dei diritti umani che in qualche modo risultassero collegati con l'estero. Già nel 2011 è partita un'inchiesta che poi è diventata nota come il caso 173-2011, che si è conclusa oltre 7 anni dopo e che ha visto indagate sistematicamente tutte le ONG e i loro dirigenti e i loro funzionari che in qualche modo avessero rapporti o collegamenti con l'esterno di natura associativa o per ricevimento di finanziamenti. È un'inchiesta che ha portato a un processo durato 2 anni che nel giugno del 2013 si è concluso con 43 operatori di ONG con doppio passaporto condannati a pena detentiva con la chiusura di diverse ONG. E quello è stato un po' l'inizio di quella che ormai è considerata una diaspora di attivisti, attiviste con doppio passaporto che hanno lasciato a decine l'Egitto in quegli anni per evitare la condanna. Nel dicembre del 2018 il caso 173-2011 ha visto la sua conclusione con l'assoluzione di tutte le persone che erano state condannate nel 2013. Mentre andava avanti l'inchiesta, successivamente alla salita al potere di Abdel Fattah al-Sisi, sono stati chiusi almeno 6 uffici di ONG, 61 loro dipendenti arrestati, poi rilasciati su cauzione. Insomma, quella stretta intorno al mondo legato a interessi vari di ricerca, di studio, di analisi e in molti casi, per molti versi legati ai diritti umani, è stato visto come una minaccia. E il tema della minaccia dall'esterno è un tema che si ricollega un po' a quello che è l'oggetto dei lavori della vostra commissione e noi crediamo che sia anche un po' una chiave, diciamo, di contesto per inquadrare un po' le vicende che hanno riguardato tragicamente il rapimento, la sparizione, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni. Terzo e ultimo punto che vorrei brevemente descrivere è il senso, il significato, l'importanza della data del 25 gennaio, che per quanto riguarda il 2011 è la data con cui ormai convenzionalmente si fa iniziare la rivoluzione del 2011 che portò allo spodestamento di Hosni Mubarak dopo un trentennio di presidenza, e anche la festa della polizia, la festa nazionale della polizia. È il giorno in cui nel 2011 piazza Tahrir si riempie e da allora questo anniversario è stato il giorno in cui si è tentato di ricordare le persone uccise, le persone che avevano vinto la rivoluzione, con manifestazioni, con tentativi di manifestazioni anche simbolici, ma il 25 gennaio successivi a quello del 2011 sono stati segnati da un forte controllo militare, da una repressione dei tentativi di manifestare, fino a quando si è arrivati al 25 gennaio del 2015, in realtà la vigilia, il 24, quando c'è stato un episodio tra i più gravi di questi anni nelle ricorrenze dei 25 gennaio. Una manifestazione di 30 persone, 30 militanti del partito dell'Alleanza Popolare Socialista, un partito laico e secondo nostri canoni progressista, comunque di sinistra. Questa manifestazione di 30 persone con chi portava uno striscione, chi aveva in mano dei fiori, tutti sul marciapiede per evitare di bloccare il traffico nella strada che si chiama Talat Harbour, che porta in piazza Tahrir. La polizia inizia a sparare lacrimogeni, poi prende i fucili da caccia, esplode Pallini e una militante dell'Alleanza Popolare Socialista, Shaima al-Sabag, viene uccisa. Questo per dire che ogni 25 gennaio ha vissuto episodi drammatici, fino a quando si è arrivati al 25 gennaio del 16. Quel giorno
Le cronache ci riportano la sparizione di altre due persone, due attivisti egiziani di cui non si è più saputo nulla. Ecco, prima di passare la parola alla mia collega dottoressa Giulia Groppi, vorrei solo evidenziare che questa breve esposizione è la sintesi in estrema di rapporti che Amnesty International ha pubblicato regolarmente nel corso di questi anni. Uno tra tutti, lo voglio ricordare, è quello pubblicato nel luglio del 2016 sul fenomeno delle sparizioni, che prende in esame il periodo più acuto e intenso di sparizioni forzate in Egitto, quello che coincide, diciamo, con un cambio di vertice al Ministero dell'Interno nel marzo del 15. Dopo il marzo del 15 le sparizioni forzate si contano al ritmo di 2-3 al giorno. Secondo i dati di quel periodo, circa 1000 all'anno. Quello è il periodo marzo 15, giugno 16, che è preso in esame da questo rapporto di Amnesty International. E tutti questi rapporti sono stati portati all'attenzione delle istituzioni italiane attraverso incontri in varie sedi, commissioni, incontri con gruppi parlamentari, incontri con esponenti di governo. In particolare, io ricordo nel 16 un incontro cui presi parte anche io alla Farnesina, in cui partecipò l'ex presidente Antonio Marchesi. Ecco, questo per dire che c'è stata in questi anni un'interlocuzione, un tentativo di interloquire, di presentare queste denunce, di presentare questi rapporti alle istituzioni italiane, e quindi questa audizione di oggi si pone in continuità con quella interlocuzione che Amnesty International ha sempre ritenuto necessario avere con le istituzioni del nostro paese. Io, Presidente, la ringrazio, termino la mia esposizione, rimango a disposizione per domande e darei la parola, se lei è d'accordo, alla mia collega Giulia Groppi. Ringrazio il dottor Nuri, la parola appunto alla dottoressa Groppi per la sua parte di audizione. Buonasera, grazie Presidente, grazie ai commissari che sono presenti, sono intervenuti. Io volevo fornire qualche informazione un pochino più approfondita rispetto al tema delle sparizioni forzate e dell'uso della tortura, che appunto, come ricordava il collega Nuri, sono dati che abbiamo riportato in diversi rapporti e che rivelano una vera e propria tendenza che ha visto centinaia di persone, migliaia di persone, attivisti, politici, manifestanti, blogger, sparire nelle mani dello Stato senza lasciare traccia. Le sparizioni forzate appunto hanno visto un forte incremento nel loro utilizzo a partire dalla nomina del generale Gaffara ministro dell'Interno nel marzo del 2015 e secondo appunto i nostri rapporti, i nostri dati e quello che abbiamo raccolto, solo negli ultimi 6 anni sono state più di 2000 le persone sottoposte a sparizione forzata. Vale la pena ricordare che il ministro dell'Interno, il Gaffar, che è stato ministro dell'Interno fino al 2018, era, prima di diventare ministro, un alto funzionario della ex polizia segreta di Mubarak, poi diventata NSA, cioè l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza, che è sostanzialmente la principale agenzia di controllo impegnata nel reprimere il dissenso e appunto l'opposizione che si rende appunto colpevole di responsabili di rapimenti, di torture, di sparizioni forzate. Secondo la maggior parte dei casi che abbiamo documentato, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza, NSA, preleva direttamente le persone di notte nelle proprie case o nelle prime ore del mattino senza alcun mandato di cattura, senza alcun mandato di perquisizione. Le persone vengono ammanettate, vengono bendate, vengono requisiti gli effetti personali, quali libri, cellulari,
o computer, e i familiari vengono, ai familiari viene intimato di non, sostanzialmente di non denunciare quanto avvenuto, e durante i periodi di sparizione forzata queste persone vengono detenute in dei centri che sono centri direttamente afferenti al Ministero dell'Interno o presso stazioni di polizia. Vale la pena menzionare il fatto che le persone vengono detenute senza essere iscritte ufficialmente nei registri dei detenuti, quindi non risultano effettivamente nelle mani della polizia in quel momento. La durata delle spedizioni forzate è molto varia, ma di solito va da qualche giorno a qualche settimana, e nei casi più gravi registrati da Amnesty si è prolungata persino per dei mesi. Durante questi periodi di spedizione forzata le persone vengono appunto interrogate sulle loro conoscenze, sui loro contatti con persone che sono detenute per essere oppositori politici, sulla propria attività di propaganda, di opinioni politiche, di proselitismo e quant'altro. In questo quadro un ruolo preponderante è svolto dalla Procura Suprema, che ricordiamo è un soggetto che non ha alcuna indipendenza da parte del potere esecutivo, in quanto i procuratori sono nominati direttamente su approvazione del Presidente, quindi non vi è sostanzialmente alcuna indipendenza, e il Ministro della Giustizia peraltro ha un ampio potere discrezionale nell'emettere dei provvedimenti disciplinari. Il principale strumento cui ricorre la Procura Suprema è quello della detenzione preventiva, che è tristemente famosa anche ai giorni nei tempi più recenti, poiché altri casi sono seguiti e sono tristemente famosi per questo. Detenzione preventiva che per legge dovrebbe essere permessa fino a un massimo di 150 giorni, ma che abbiamo documentato a volte arrivare fino a 1200 giorni e quant'altro. L'accusa più grave che viene mossa nei confronti della Procura Suprema è proprio quella di non indagare o mettere le indagini su denunce di torture subite dai detenuti durante gli interrogatori. Sostanzialmente i metodi di tortura che Amnesty ha documentato e ha testimoniato in questi anni vanno dalle più semplici percosse alle scariche elettriche, anche nelle zone più sensibili del corpo, allo stupro, anche alla violenza sessuale, all'essere appesi per gli arti, e anche all'isolamento di urlo, che ovviamente è un isolamento che poi può diventare prolungato, una forma di tortura. Quindi sostanzialmente la Procura Nazionale, la Procura Suprema non indaga praticamente mai sui casi che vengono denunciati, e anzi molto spesso basa poi le proprie decisioni sulla base di confessioni ottenute palesemente tramite tortura. Persino quando i detenuti stessi poi ritrattano le proprie confessioni non vengono ascoltati. Quindi sostanzialmente questo è un pochino il quadro, la situazione che tuttora si verifica in Egitto, e nel quale si è poi inserita la sparizione, la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni. Grazie. Ringrazio la dottoressa Groppi. A questo punto chiedo ai colleghi presenti se intendono porre domande, quesiti, osservazioni. Ricordo che ai fini della diretta streaming, per essere diciamo inquadrati e visibili anche dagli auditi, bisogna prendere la parola da questa postazione. Potete anche prendere al vostro posto, si sentirà comunque l'audio. La collega Quartapelle. Ringrazio molto gli auditi per la loro relazione. Vorrei chiedere
secondo loro se la vicenda di Giulio Regeni ha in qualche modo modificato la situazione delle sparizioni forzate in Egitto, o se quella vicenda da parte degli apparati di sicurezza e di repressione dell'Egitto ha comunque è una vicenda che è stata qualificata come tutte le altre, oppure se ci sono state delle modifiche. Questa è la prima domanda. E la seconda domanda ha a che fare con più una questione di, se si può usare questa parola, comparazione. La situazione egiziana rispetto ad altri paesi che violano i diritti umani, Amnesty fa della protezione dei diritti umani nel mondo una la propria ragione fondante. Ecco, la vicenda egiziana come si pone rispetto a altri paesi, penso nella regione ma anche nel mondo, dove avvengono cose di questo tipo? E infine una domanda più di policy. Che cosa secondo voi può fare l'Italia in modo efficace per condannare atti di questo tipo, non solo riferiti ovviamente alla vicenda di Regeni, anche se poi la Commissione ha a che fare principalmente, cioè sostanzialmente con appunto arrivare alla verità su Regeni, che in che modo l'Italia può fare pressione seria e significativa per condannare atti di questo tipo, e in che modo l'Italia può aiutare invece a proteggere le persone che si trovano in questo momento nelle carceri egiziane e le persone a rischio di finire con una sparizione forzata. Grazie. Grazie. Se ci sono altri colleghi che intendono formulare domande. E allora provo ad aggiungerne alcune io, così vediamo un quadro generale, diciamo, su cui rispondere. E nello specifico, la prima domanda che vi faccio è, alla luce anche del quadro che ci avete in qualche modo fornito, ritenete che la vicenda di Giulio Regeni sia legata al contesto generale rispetto appunto soprattutto all'attenzione ossessiva che il regime egiziano aveva nei confronti di chiunque avesse contatti con l'estero e quindi in questo caso nella sua qualità di cittadino straniero o che in qualche modo fosse legato al contenuto della sua ricerca e quindi agli ambienti che frequentava rispetto al vostro punto di vista come monitoraggio. E l'altra domanda che vi faccio riguarda un altro caso che è molto, diciamo, sta molto a cuore all'opinione pubblica italiana, riguarda il caso di un studente egiziano di un'università italiana, l'Università di Bologna, Patrick Zaki, nello specifico che informazioni avete rispetto alla sua attuale condizione e se state monitorando anche quel caso specifico. L'ultima domanda che vi faccio, questo in generale anche rispetto ai lavori di questa commissione per l'attività di documentazione, se potete fornire alla commissione chiarimenti circa il metodo che Amnesty utilizza per i rapporti e per l'attività di monitoraggio che fa. Non so chi di voi vuole cominciare. Allora, magari comincio io rispondendo alla domanda dell'onorevole Quartapelle rispetto, diciamo, alle iniziative che l'Italia potrebbe mettere in atto. Diciamo che
dal momento del rientro dell'ambasciatore al Cairo, pur non essendovi stata, non essendovi stato, diciamo, di grossi sviluppi, dei grandi passi in avanti sulla ricerca della verità, anche appunto ad una carente collaborazione da parte delle autorità egiziane, noi crediamo che, insomma, l'ambasciatore sia una figura importante per continuare a fare pressione appunto sulle autorità nel lavoro sulla indagine sulla morte di Giulio Regeni per arrivare alla verità. Diciamo che da questo punto di vista quello che noi però abbiamo sempre sostenuto e che sosteniamo, e con questo rispondo in parte anche alla domanda sul caso di Patrick Zaki, quello che a nostro avviso andrebbe un pochino rimodulato è proprio il rapporto diplomatico, commerciale soprattutto, che esiste con l'Egitto. E questo per dire che da diverse parti, persino nei tempi più recenti sul caso di Patrick Zaki, persino il Presidente del Parlamento Europeo si è espresso in favore di una subordinazione del prosieguo delle attività e dei rapporti diplomatici ad un rispetto dei diritti umani. Quindi sicuramente un segnale forte da questo punto di vista potrebbe probabilmente portare a qualche risultato. Sul caso di Patrick Zaki, noi stiamo seguendo la vicenda dal momento, insomma, del suo arresto a febbraio, insieme a tanti altri soggetti che si stanno battendo per questa causa, come l'Università di Bologna, il Comune, insomma, la famiglia ovviamente di Zaki. Quello che noi sappiamo è che ovviamente c'è stata, come raccontavo prima, purtroppo un ennesimo ricorso a questa detenzione preventiva, in quanto Zaki è accusato di sovversione dell'ordine, di terrorismo, quindi sono le accuse tipiche che giustificano il ricorso alla detenzione preventiva, e che c'è stato un iniziale rinvio tipico di questi processi, un rinvio di udienze di 15 giorni in 15 giorni fino questo ai primi di marzo, quando sostanzialmente è scoppiata la pandemia di Covid-19, e quindi le udienze si svolgono a singhiozzo, ma comunque senza la presenza dei suoi avvocati. Questo cosa vuol dire? Che quello che noi temiamo fortemente è che il Covid-19 diventi sostanzialmente una scusa per proseguire questa detenzione ad libitum, in una situazione nella quale peraltro Zaki non è permesso vedere appunto la famiglia, gli avvocati, e non ricevere nessun tipo di supporto. Quindi da questo punto di vista noi siamo ovviamente estremamente preoccupati, nonostante i due casi, come ahimè purtroppo è stato ipotizzato all'inizio, non abbiano connessioni, però ovviamente il quadro è quello che ho descritto prima, e quindi anche la vicenda di Patrick Zaki si inserisce in questo contesto. Noi abbiamo inoltre continuato in questi mesi un intenso scambio con l'ambasciatore Cantini, proprio perché si faccia portavoce di una richiesta di liberazione di Zaki, e insomma stiamo proseguendo questa attività e speriamo che ci possano essere degli sviluppi favorevoli nelle prossime settimane. Lascio la parola al collega Nuri per le altre risposte. Grazie. Grazie dottoressa Groppi. Prego, la parola al dottor. Ecco allora le mie risposte. Grazie intanto per le vostre domande. Vado nell'ordine. Ci sono state sparizioni forzate a centinaia prima di quella di Giulio Regeni, ce ne sono state a centinaia dopo quella di Giulio Regeni. È possibile che quel picco di 2-3 al giorno, forse di più, del 2015-2016 sia calato, ma rimangono a centinaia ogni anno. Può anche essere che siano diminuite leggermente perché la repressione è così intensa
c'è forse meno bisogno di far sparire un migliaio di persone all'anno? Non lo sappiamo. Resta il fatto che rimangono uno degli elementi che preoccupa di più dello scenario attuale della situazione dei diritti umani in Egitto. Voglio anche aggiungere che, come è noto, per la sparizione e le successive violazioni dei diritti umani che ha subito Giulio Regeni non c'è stata alcuna incriminazione e dunque non c'è stato neanche, come dire, una sorta di monito alle forze e ai vari apparati di sicurezza a smetterla, perché in caso contrario vi sarebbero state delle sanzioni. Per quanto riguarda la seconda domanda, Amnesty International, lo sapete, è sempre molto restia a fare paragoni e confronti, perché magari può avere una ricerca meno completa su alcuni paesi, però non voglio sfuggire del tutto alla domanda, escludendo i paesi che sono in conflitto o conflitto interno o conflitto con partecipazione di soggetti esterni, dalla Libia, la Siria, lo Yemen, quindi questi li escluderei perché è difficile fare una comparazione. Ma certamente nell'area del Maghreb l'Egitto rappresenta, per una serie di profili di repressione, di tutta una serie di diritti, per l'incidenza di alcune specifiche forme di violazione dei diritti umani, tra cui, ripeto, le sparizioni e anche la tortura, rappresenta un caso a sé. Possono esserci dei paragoni possibili con altri paesi fuori da quell'area, ma limitandomi al Maghreb escludendo la Libia, ritengo che l'Egitto presenti profili estremamente drammatici di violazione dei diritti umani, che possono essere riscontrati in altri paesi, in altri continenti, dove ci sono governi civili o regimi militari, ma insomma sarebbe abbastanza complicato ora risalire per trovare analogie e differenze. Io credo, per venire alla prima domanda del Presidente, che il contesto che abbiamo descritto di questa ossessione sicuritaria sia quello nel quale va collocata l'ossessione per Giulio Regeni, ed è possibile che, combinando i due elementi, il tema della sua attività di ricerca e l'ossessione sicuritaria corso da anni, se questo collegamento è possibile farlo, io lo ritengo assolutamente sensato. Quello che voglio sottolineare è che in tutti i casi di persone che sono state oggetto di attenzione o di persecuzione in questa paranoia sicuritaria, in tutti i casi si è trattato di persone che non soltanto svolgevano un'attività del tutto lecita, legittima, riconosciuta, protetta dal diritto internazionale, ma erano anche persone che lo facevano assolutamente alla luce del sole. Questo è importante sottolinearlo. Circa i metodi di ricerca, ed è l'ultima risposta che vorrei dare, Amnesty International basa le sue ricerche su una serie di criteri e di fonti. In Egitto c'è una vivacissima e coraggiosissima società civile che lotta per i diritti umani, per quanto repressa, per quanto intimidita, per quanto soggetta a arresti, a detenzioni, anche a sparizioni. Sono gruppi che non cessano di portare avanti la loro attività. Uno tra tutti, l'iniziativa egiziana per i diritti della persona, che è la ONG, con la quale ha collaborato brillantemente, prima di diventare un brillante studente a Bologna, lo stesso Patrick Zaki. Ove possibile interloquiamo con le istituzioni in maniera formale, attraverso carteggi, attraverso scambi di report, consultiamo, per quanto riguarda specificamente l'Egitto, le leggi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, leggi e altri provvedimenti, verifichiamo e esaminiamo con attenzione gli atti giudiziari, parliamo con avvocati, con familiari di persone che sono in carcere, leggiamo la stampa, quella pro-governo, e anche fonti preziose, indipendenti, come il portale Madame Asra, a cui ogni volta sento dedicare un elogio particolare. Insomma, tutto questo insieme di fonti, comprese anche interviste da remoto quando è necessario, vanno a costituire il lordo dei rapporti che poi, attraverso ulteriori verifiche, controlli, check e altro ancora, diventano un report che poi ha una sua uscita pubblica nei confronti dei mezzi di informazione, nei confronti delle istituzioni, come in questo caso. La cosa importante è che, proprio come metodologia,
prima di pubblicare ogni rapporto, Amnesty International lo invia al governo, il cui stato è oggetto del rapporto stesso, chiedendo di fornire commenti che verranno pubblicati nella versione definitiva del rapporto. Questo è uno standard, si dà un periodo di tempo di settimane al governo per poter replicare. In alcuni casi rari i governi replicano e quindi questo diventa un contenuto del report. In molti casi i governi replicano dopo pubblicamente con dichiarazioni denigratorie nei confronti di Amnesty International e dei loro esponenti. Nel caso dell'Egitto avete mai avuto una replica formale o pubblica? Formale nel senso che arriva da istituzioni e pubblica perché viene fatta spesso a mezzo stampa. Diciamo, questa modalità di ricevere osservazioni a un report per poterle pubblicare, nel caso dell'Egitto, a mia memoria, negli ultimi anni, diciamo dal 2011 in poi, non ricordo che sia stata una buona pratica. Mi sa, chiedo scusa, avevo il microfono spento e non essendoci altre richieste di intervento ringrazio il dottor Nuri e la dottoressa Groppi per il loro contributo e ringrazio altresì Amnesty International per l'incessante lavoro di informazione, monitoraggio ma soprattutto di sensibilizzazione sul tema dei diritti umani ed in particolare per la campagna costante per la ricerca di verità e giustizia per l'omicidio di Giulio Regeni che questa commissione ha da sempre apprezzato. Grazie ancora, dichiaro conclusa l'audizione. Grazie. Grazie, grazie Presidente, grazie Commissari. Arrivederci.